stata la più grande attrice di questa città, senza ombra di dubbio, non se ne vogliono gli altri, ma lei rappresentava essenzialmente la città di Bari, perché lei quando apriva la bocca, le prime parole, ti accorgevi che era l'essenza della città di Bari. Io la chiamavo il tartufo bianco, perché non era molto... diciamo, non era avvenente, non era una super diva, era anche, aveva qualche difettuccio pure, forse un po' di braccino corto, però nel momento in cui saliva sul palcoscenico, come apriva la bocca, si sentiva il profumo dell'arte, il profumo del teatro, quindi come il tartufo. Non è troppo bello a vedersi, ma quando lo tagli si sente un odore unico al mondo, e questa era Mariolina De Fano, era l'essenza di questa città, l'essenza di Bari, l'essenza della lingua del barese, e forse rappresentava tutte le donne di Bari. Io spero che il comune di questa città, il sindaco, possa avere il coraggio di dedicare una strada. Ci mancherà. Abbiamo perso un'altra persona eccezionale, sia come donna sia come donna di spettacolo. Una bravissima attrice. Io l'ho conosciuto molti anni fa, nel 71, lei ha incominciato il 75. Mi dispiace. L'anno della meravigliosa stagione fallimentare mi telefonava spessissimo, quasi tutti i giorni, e soprattutto nella fase finale del campionato, quando il Bari effettivamente stava per andare quasi in Serie A. Ed è venuta tante volte con me allo stadio, una volta l'ho anche coinvolta durante la radiocronaca, ed è stato uno spettacolo nello spettacolo. E poi tanti ricordi nei dopo cena, nel dopo spettacolo, una grande persona, una grande attrice che poteva interpretare tutti i ruoli. Qualcuno pensa magari facilmente che fosse un'attrice comica, no? Era un'attrice a tutto tondo, e se non fosse nata a Bari ma fosse nata altrove avrebbe fatto ben altre carriere, però comunque lei era orgogliosa di essere barese, e quindi questo tutto sommato compensa tutti quei successi che avrebbe potuto avere in campo nazionale e forse anche internazionale. Era veramente una grande, non perché se n'è andata, non perché adesso sta tra quattro leggi, ma le dico queste cose veramente col cuore, perché ho avuto la fortuna di conoscerla bene, anche su, ripeto, venivo qui a prenderla a casa, veniva con me allo stadio in tribuna stampa e soffriva tantissimo per la squadra del Bari.